Vivere o morire. Oggi ho 0-3, oppure faremo la storia. Oggi vi gioco un team di uno di voi che mi è stato proposto durante una delle nostre live su Twitch, le chat roulette live dove gioco i team della chat. E il team, signori, lo avete già visto se avete seguito tale live, ed è questo qua, merita assolutamente di provarlo insieme. Cosa vogliamo fare in questo team? Vogliamo mettere Trick Room e poi con Malamar darci tramite baratto a Hydreppol Contrary, quindi la possibilità di tirare verde bufera e bolide invece di dropparsi, di aumentarsi l'attacco speciale di 2. Allora, è una strategia molto complicata, ma noi ci proveremo. In live è entrata, con tanto peraltro anche di Malamar che si è preso burla e tirava le ipnosi 100% accuracy in maniera prioritaria sull'avversario, quindi vediamo un po' cosa succederà. Io ci riprovo per voi, perché è un peccato che non potiate godere di questa cosa qualora dovesse entrare, ma è veramente dura. Detto questo, iscrivetevi, lasciate mi piace e poi venite appunto a seguire le live su quello viola, perché queste cose succedono veramente. Andiamo a vedere come gira. Acquista titoli digitali a prezzi scontati su Instant Gaming utilizzando il link in descrizione. E buona visione. Ci siamo, la nostra missione parte adesso. Contro un Gustav dobbiamo farla entrare almeno una volta, anche solo una volta. Ok, Cianpaolo. Su chi si fa qui fake out? Perché allora qui si fa distorto. Sarei quasi per fare fake out su Cianpaolo, però ho paura abbia per costo. Non avrebbe senso farla. Però metticela. Lo posso fare anche qui, per dire. E poi dopo andiamo tranquilli. A vedere, Terra Ghost, Landorus, perdo la testa. Madre dei draghi, ma cosa stai dicendo? Viva il Battle Spot, ragazzi! Viva il Battle Spot! Godo come una merda, mi devi perdonare, ma godo. Mamma mia, sì. Avremmo retta, però vabbè. Ce ne rendiamo conto. Ce ne rendiamo conto, ragazzi. Questo farà doppia protect? Per stallare? La facciamo questa doppia protect per installare una Trick Room, che se no ti strapurga? La facciamo? No, vada a matti. Dico niente, figlioli. Eccola lì. Niente doppia protect. Protegge lui ma non protegge Cianpaolo. Meraviglioso. Ok, ora tiriamo le botte vere. Se soltanto qui resistessimo. Ma come si regge? Allora, ipnosi, terra bolide. O vediamo un po'. E lui potrebbe anche fare Sucker Punch per paura, che so, di superpower. Con l'accuracy ridotta, ipnosi. Ripeto, ci deve entrare una volta. Vediamo chi è che entra. A prendersi un bolide. Rillaboom. Ci sta. Ci sta. A meno sa un veleno. Comunque, si va anche a più 2 attacco speciale. Strategie, ragazzi, che
Si entra una volta, è incredibile. Diciamo che me lo puppi, grazie. Che lui ha gello scheggia. Lui c'ha gello scheggia e Terragost per trollare, capito? Più accurasi. Il più accura si paga. E peraltro deve proprio dormire il giovane. Tentiamo un'altra ipnosi. E a questo punto mi metto a spaccare il sash di là. Non so se tirare verde bufera. Cambia nulla. Giusto per farci pipì. Rilla lo tengo lì. Ok. Va bene. Peraltro è bellezza perché con la accuracy indirettamente aumentata, con l'illusione diminuita, non missi neanche. Cioè sei proprio... sei proprio nel chill. Insomma, più 4. Turni di Trick Room. Due. Perché io sono entrato Trick Room, Switch 2, turni di Trick Room 1. Due attacchi, Trick Room e Switch. Cioè un turno di Trick Room. Un turno di Trick Room. Devo entrare con Among Us. Ora, il problema è che abbiamo trovato Lando che ha Tempesta Ardente. Maledette le sucorna. Quindi noi con Hydreppol non la reggiamo. Vabbè, noi ci proviamo uguale, ragazzi. È una sfida, vedetela come una challenge. Lui non tenta la doppia, tenta l'ice shard. Quindi allora noi ci si fa doppia kill, si va anche a più 6. Andiamo a vedere chi è il suo ultimo. Bolide, bolide, entra, entra, entra. Terragost, Tempesta Ardente abbiamo trovato. Però Tempesta Ardente vuol dire no. No sub? Punto di domanda. Vediamo un po'. Lando. E il Raging Ball. Siamo andati oltre ogni nostra più rosea aspettativa alla fine della fiera. Allora, io posso fare Spora a destra. Faccio la giocata stra safe, va bene? Lui secondo me proteggerà Lando. No. Attenzione. Lui fa Tempesta Ardente. Più bolide. Porca vacca, non si è triggerata la Citrus. Però è andato lì. È andato lì il topino. Ok. Ok, siamo in partita. Voi secondo voi, Dragapulse, noi lo reggiamo? 113 di fea speciale. Come lo reggiamo? Me lo rischio però. Me lo rischio. Perché se faccio polvorabbia bolide, è finita. Andiamo giullando. Così non rischiamo
ragazzi, e serviti i goggles. Safety Merdles. Abbiamo trovato Raging Bolt. Safety Goggles. Feragost. Aisha. Ce l'ha tutte lui. Ce l'ha tutte il nostro amico. Porca vacca. Abbiamo vinto. Ora non è finita però. Più o meno. Più o meno è finita. Allora. Inzi, quanto c'hai? Spora inutile. Spora inutile. Elettrotela. Calma. Safety goggles. Calma. Ho un piano. Intanto qui si fa un 15. Raga, sarà lunga. Noi ora si fa fake out self pollen. Mamma mia, ne rendi conto? Cosa mi tocca? Se riusciamo a vincere contro questa roba qua, ha dell'incredibile, eh? Ha dell'incredibile. Reself pollen e urlo rabbia. Era meglio avere knock off. Lui si arrende perché ha paura di knock off, spora e fa bene. Ma anche con Snarl era vinta. Ragazzi, cosa abbiamo vinto contro un team scambata. Io sono già contento così. Vi voglio però, prima di salutarvi, riproporre anche l'incredibile partita che è andata in scena in live, ragazzi, perché per chi se la fosse persa è stata una cosa pazzesca. Ad ogni modo, buona visione. Adesso passa Sunny Day. Vi faccio vedere come funziona l'atto pratico. L'atto pratico dice che Whimsicott ha taunt, la partita è finita. Whimsio, lo senti il profumino d'ascella? Raga, indagine abbiamo fatto turno 1. Mi dovete dire se lui aveva cortesemente sash. Ok. Quindi non è covert. Sapete che se io faccio baratto qui mi aumento l'illusione con i dreppol? Ah,
Sto pigliando fo'. Proviamoci. E se lui mi fa Moonblast su Hydro Apple e droppa? Vado a più 3. Siamo pronti? Abbiamo anche burla su Malamar. Attenzione, guarda, eh. Illusione aumentata, raga. Avrà fatto Moonblast su Malamar. No! No! Cosa sto vedendo? Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Sono il king del Battlespot! Sono il king del Battlespot! Non ci credo! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Oddio! Perdo la testa! Ah! Ah! Ipnosi! Attenzione! 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 Ipnosi burla, raga! Cosa sto succedendo? Oh, sto perdendo la testa! Sto perdendo la testa! A cosa state assistendo, ragazzi? Calma. Rientra Whimsicott. Parte prima la nostra ipnosi perché siamo sotto distorto. Attenzione! Attenzione! Bolide a più 4, direi che lui non lo regge! Mamma mia, perdo la testa! Perdo la testa! Perdo la testa! Perdo la testa! Ma cosa stai dicendo? È finita distorto zone. Attenzione. Noi peraltro abbiamo, a parte l'attacco a più 6, ma abbiamo l'illusione aumentata, ragazzi, quindi facciamo attenzione, eh. Io provo a rimettere distorto. Ragazzi, non poteva andarci meglio una percentuale. È chiaro il concetto? A cosa avete assistito? No, non posso crederci. Io sono fortissimo. Bene, video un pelo più corto del solito, ma questa combo qua meritava assolutamente l'attenzione. Io spero che vi siate divertiti, cari ragazzi. Sono robe che non entrano mai, va bene? Vi dico per onor di cronaca che un paio di partite le ho perse turno 1 e le ho forfettate, le ho tagliate dal video, ovviamente, perché se no, se gli sembra che questa strategia ci abbia il 100% un utente. Invece io sono onesto con voi, scammato, eh? Però comunque le ho perse turno 1. Signori, io vi saluto, vi mando un bacio e un abbraccio, vi ringrazio per tutto l'affetto che mi state devolvendo in queste settimane. Road to Ewic, la prossima settimana sarà una settimana veramente piena di impegni, ma non abbiamo ancora finito. Domani live su Twitch, ore 14 con Axo, per la nostra sul Link Hardcore, e poi alle 18 competitivo. Vi aspetto. Un bacione, un abbraccione, buona Pasqua a tutti.